Ci stiamo occupando del fenomeno del bullismo, lo stiamo facendo con la consigliera di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Al termine di questa analisi del fenomeno del bullismo attraverso i soggetti, le modalità, le conseguenze e le cause, ora ci occupiamo degli interventi che si possono e si devono realizzare per arginare, per fermare questo fenomeno. È un ruolo certamente fondamentale e ricoperto dalla scuola. Beh, abbiamo visto che il bullismo interessa soprattutto ragazzi di età che varia dagli 11 anni ai 15 anni, cioè sono un'età molto bassa, un'età scolare. Il bullismo si manifesta soprattutto nelle scuole, no? Se vai su internet ci sono una serie di video che lo provano. Quindi è questa la fascia del nostro intervento. Innanzitutto devo purtroppo rimarcare che spesso la scuola tende a sottovalutare il fenomeno nella sua classe, perché magari è appoggiata anche dal genitore. Perché guarda Luigi, la cosa che mi ha colpito in tanti problemi, anche processi, perché poi c'è anche il genitore che quando vede che il proprio figlio sta tentando il suicidio va fino in fondo e sporge denuncia, è l'assoluta incapacità della famiglia del bullo di rendersi conto di quello che è stato, quello che ha fatto il proprio figlio, quasi un compiacere. Quante volte Luigi noi diciamo a nostro figlio: vabbè, sei stato offeso ma tu non hai risposto, tu non hai fatto niente, incitiamo alla risposta. Si tende a sottovalutare la gravità perché, come ho detto prima, non ci si mette dalla parte del bambino vittima del bullo, di come lo vive lui. E come, guarda, ci sono stati, Luigi scusami ma ti racconto fatti veri, bambini che non sono neanche partiti in gita per il terrore di essere lasciati in balia del bullo, e questo non mi sembra giusto. Un bambino che non va in una gita scolastica per il terrore di essere da solo lì con i compagni e con i bulli è una cosa che mi rattrista molto. Quindi la scuola deve intervenire soprattutto spiegando il tipo di relazione, che non è l'autorità, non è il sovvertire il debole, non è esercitare una violenza, non è la legge del più forte, ma far comprendere ad un bambino che deve sentirsi sicuro, deve poter manifestare le sue idee, la relazione sicura che non avviene attraverso la violenza e la forza. Non è semplice, spesso c'è bisogno di accostare al personale dell'insegnante, anche del personale più specifico e più a conoscenza di questi fenomeni. Io vado nelle scuole proprio sempre accompagnata anche con degli psicologi, proprio perché mi possa supportare. Se io posso dire la mia da un punto di vista legale e giuridico, è bene che chi sa più di me come gli psicologi ci possano aiutare, soprattutto a far parlare le classi e a far tirar fuori, far emergere questi fatti di bullismo, perché solo così, guarda, è bellissimo vedere dopo il nostro lavoro, Luigi, il bullo e la vittima che si abbracciano. Semplicemente vuol dire che hanno compreso che il bullo ha lasciato da parte la non empatia e ha capito il danno che aveva fatto. Fino a quel momento non se n'era accorto, non aveva capito la sofferenza che aveva creato, per lui era una sorta di gioco. Una volta che la sofferenza della vittima viene fuori, allora è bellissimo vedere questi ragazzini che si abbracciano, e questa è l'immagine più bella con cui io voglio lasciarti oggi quando parliamo di questo fenomeno.